se non hai da fare. La persona prima di tutto, così recita il principio adottato dagli IRCCS, Regina Elena e San Gallicano. Questa volta l'impegno dei due istituti romani nell'umanizzazione delle cure si è tradotto in un brano musicale dal titolo Cellule, scritto da tre autori del panorama della musica leggera italiana, Filippo Gatti e i fratelli Riccardo e Daniele Silingaglia. L'interpretazione canora invece è stata affidata ai ragazzi partecipanti del talent show televisivo Amici. L'idea di produrre una canzone era venuta al direttore generale degli IRCCS, Francesco Bevere, con lo scopo di trasmettere un messaggio soprattutto ai più giovani. L'importanza di dare ascolto al proprio corpo, registrare segnali e non trascurare la prevenzione dei tumori. Chi meglio allora dei partecipanti del programma televisivo Amici, così vicini alla quotidianità degli adolescenti? L'iniziativa ha quindi preso piede, come hanno spiegato gli organizzatori del progetto, passo dopo passo, con l'entusiasmo di tutti e la convinzione di realizzare un prodotto diverso dal solito. Siamo molto soddisfatti di avere avuto oggi centinaia di ragazzi qui presenti a tifare per la prevenzione e ad iniziare soprattutto a parlare di prevenzione. È stato straordinario e questo è il nostro desiderio massimo, attraverso la musica arrivare dove noi non riusciamo ad arrivare con la informazione. Insieme al CD contenente il brano Cellule, gli istituti hanno promosso la vendita dei calendari della prevenzione, illustrati dai pazienti oncologici in collaborazione con la Libera Accademia di Belle Arti di Roma. Anche questo strumento semplice ed efficace alla portata di tutti vuole essere un mezzo per comunicare, educare e sensibilizzare alla prevenzione o all'apprendimento dei corretti stili di vita. Sia il calendario sia il CD saranno in vendita e i proventi saranno a sostegno per la ricerca e per la prevenzione. Naturalmente sì, tutto ciò che noi trarremo come vantaggio economico attraverso la vendita di questi prodotti verrà utilizzato totalmente per migliorare la ricerca, la informazione sulla prevenzione e naturalmente rafforzare l'umanizzazione dei nostri istituti. Tanti poi volti noti del mondo dello spettacolo e dell'informazione che hanno partecipato alla presentazione del brano avvenuta nel Centro Congressi Bastianelli del Regina Elena. Beppe Vessicchio, direttore d'orchestra e membro della giuria di Amici, ha testimoniato l'emozione provata dagli interpreti di Cellule in sala d'incisione. I ragazzi sono giovanissimi, abituati a cantare per il proprio piacere e una volta tanto hanno invece capito che attraverso questo atto potevano fare molto di più e quindi hanno cominciato a prestare attenzione alle parole e poi hanno cominciato anche a dire la propria, a voler partecipare, a dare senso alla frase che avevano da cantare proprio in relazione all'argomento. Questo è stato molto importante e utile per loro. Il giornalista Luca Giurato ha invece sottolineato la responsabilità che hanno i media e gli operatori della comunicazione impegnati nel veicolare i messaggi volti alla prevenzione e alla salute. Siamo proprio noi del mondo dell'informazione che manchiamo in modo tragico da questo punto di vista. Assistiamo quotidianamente ai bla 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 perfettamente inutili e sempre gli stessi della stragrande maggioranza dei politici e non pensiamo a quelle che sono veramente le cose concrete e importanti della vita. La prima cosa tra queste è proprio la prevenzione, perché la vita va amata e se la vogliamo amare veramente dobbiamo avere cura di noi stessi. Quindi prevenire, prevenire, prevenire. Nei mezzi di informazione, prima di tutto la TV, fino a questo momento non si fa abbastanza e non si farà mai abbastanza. E da papà e da nonno Luca Giurato fa abbastanza? Luca Giurato fa tutto il possibile da papà, da nonno e da bravo cittadino. Devono però essere i cittadini, e visto che hai avuto l'amabilità di citare il papà e il nonno, i papà e i futuri nipoti a pensare che volendo amare la vita devono pensare soprattutto a star bene loro e a far star bene gli altri. Quindi ripeto, prevenite, andate negli ospedali, fatevi visitare dalla testa ai piedi, non vi vergognate di nulla, pensate che la vita è la cosa più bella che il Padre Eterno ci ha regalato. E non potevano mancare in platea i destinatari del messaggio, gli studenti del liceo ginnasio Dante Alighieri. I ragazzi si sono detti favorevoli all'idea di affrontare i temi come la salute anche sui banchi di scuola. Secondo te si fa abbastanza prevenzione contro i tumori in Italia e soprattutto a scuola verso i giovani? Sinceramente non sono tanto informato sull'argomento, però
Non mi sembra che a scuola sia una cosa dove se ne parla spesso, che vengono proposte delle attività. Cioè, questo è il primo caso e secondo me infatti il preside ha fatto molto bene a farci fare questa iniziativa. Quindi secondo te un incontro come quello di oggi è utile per voi, per te e per tutti i tuoi coetanei? Sì, certo, può essere utilissimo perché ho scoperto un sacco di cose di cui non ero appunto a conoscenza, quindi è una cosa per il futuro importante. Sapevi per esempio che cosa significasse diagnosi precoce? Diagnosi precoce? No, non ne avevo mai sentito parlare, però cioè, è stata spiegata molto bene, da quanto ho capito è molto utile. Conoscevi i termini diagnosi precoce? No, però penso sia un mio limite personale, non li conoscevo, anche dei miei compagni diciamo non li conoscevano questi termini. Secondo te la prevenzione in Italia contro queste patologie se ne fa abbastanza oppure nelle scuole bisognerebbe iniziare a farne? Io trovo che si faccia la prevenzione in Italia, anche perché mi aggiorno al riguardo, dovrei diventare anche una volontaria a breve, però trovo anche che noi giovani siamo un po' diciamo discriminati, nel senso che la prevenzione avviene a livelli che a noi diciamo non toccano, cioè una prevenzione volta a toccare i cuori degli adulti, perché a me non mi sembra che a scuola ci sia stata mai tutta questa campagna contro, ma non solo contro diciamo il cancro. Trovo che noi giovani siamo un po' esclusi da questa prevenzione.